È stato il mio primo dente. Il suo primo dente? Non vorrà mica dire che ha cominciato con me. Da qualcuno bisogna pur cominciare. Sì, qualcuno dell'ospedale, non qualcuno che paga. No, intendevo dire che è stato il mio primo dente nella professione privata. Perché non ha voluto un po' di gas? Lei ha detto che ci volevano 5 scellini in più. Non lo dica, mi sembrerà di averle fatto male per 5 scellini. Beh, è proprio così. Del resto, far male al prossimo è il suo mestiere, no? Ha una bella vista sul mare questo appartamento. È caro? Sì. La casa non è sua, eh? No. I mobili non sono molto moderni, vero? Appartengono al padrone di casa. Anche la poltrona del mal di denti è del padrone di casa. No, questa l'ho comperata a rate. Lo immaginavo. Abita qui da molto tempo? Da 6 settimane. Ah, famiglia? No, non sono sposato. Lo credo bene, si vede subito, intendevo dire madre, sorella. Non nelle vicinanze. Buona fortuna, allora. Ha detto 5 scellini. 5, sì. Ma senta un po', lei fa pagare 5 scellini qualunque tipo di intervento? Sì. E perché? Sono quello che suol dirsi un dentista da 5 scellini. Il fratello della signorina, signore. Arrivo in tempo? No, è tutto finito. Hai strillato? No. Brava. Ah, signor Valentino, questo è Phil, mio fratello. Phil, questo è il signor Valentino, il nostro nuovo dentista. Sta qui da 6 settimane ed è scapolo. La casa non è sua e i mobili sono del padrone di casa, ma l'impianto professionale l'ha preso a rate. Mi ha cavato il dente benissimo, con un colpo solo, e abbiamo fatto grande amicizia. Hai fatto molte domande? No. Lei è molto gentile a sopportarci. Vede, veniamo in Inghilterra per la prima volta e nostra madre dice che qui la gente non ci saprà tollerare. Venga a colazione con noi. Oh, sì, sì, venga, venga. Al Marino Hotel, all'1:30. E così potremo dire alla mamma che un rispettabile signor inglese ha deciso di fare colazione con noi. Non dica altro, venga. Non dica altro? Non ho detto una sola parola. Posso chiedere con chi ho il piacere di intrattenermi? Mi è assolutamente impossibile far colazione con 2 sconosciuti. Quante storie, un cliente solo in 6 settimane. Che importanza ha per lei sapere se ci conosce o no? No, no, Dolly, il signor Valentino? Valentino ha ragione. Mi permetta di presentarci la signorina Dorothea Clendon, Phil Clendon. Siamo di Madeira, ma perfettamente rispettabili fino adesso. Clendon? Sono forse parenti di... Ma sì, sì! Phil, è finita! Qui in Inghilterra sanno già tutto di noi! Come dice... Sì, lei non si può nemmeno immaginare che disgrazia sia essere i parenti di una persona celebre. Ma il signore al quale alludevo non è affatto celebre. Signore? Sì, chiedevo se non eravate per caso figli del signor Clendon di Newbury U. No. Un momento, Dolly, come fai a dire che non lo sei? Ah, già, è vero! Sì, forse. Come forse? Non lo sa! Noi siamo i figli della celebre signora Lanfray Clendon, autrice di grande rinomanza. A Madeira nessuna casa che si rispetti può dirsi ben arredata senza le sue opere. Si intitolano i trattati del XX secolo, la cucina nel le religioni secolo, del XX secolo, il modo di comportarsi nel XX secolo e i genitori del XX secolo. Basta, li legga, signor Valentino, sono molto istruttivi. Posso dire una parola? Dica pure. Quanti anni ha? Più di 30. No, meno. Più. 27. 33. Veramente 31. Hai visto, Dolly? Avevi torto. Ma anche tu. Dicevo che il loro... modo di fare. Aspetta. Ma mi lasciano parlare. Zitti adesso, tutti e due. Grazie. Siete mai stati in una stazione balneare inglese? No! Lo sospettavo. Ebbene, signor Clendon, la nostra conoscenza è stata breve ma loquace. E io ho intuito quel tanto che basta a convincermi che nessuno di voi due è in grado di capire come sia la vita in una stazione balneare inglese. Credetemi, non è questione di buona educazione, d'aspetto. L'Inghilterra non dà molta importanza agli abiti, alle buone maniere. Ma in una stazione balneare inglese c'è una sola cosa di cui dovete assolutamente essere provvisti. Prima che qualcuno possa permettersi di farsi vedere in giro con voi. Un padre. Vivo o morto che sia, dai vostri discorsi invece devo arguire che avete omesso questa indispensabile parte del vostro equipaggiamento sociale. Non sono spiacente, mi sarà impossibile accettare il vostro cortese invito a colazione. Andiamo, Dolly. Buongiorno. No, fermi, fermi. Mi fate sentire un brutto. Questo riguarda la sua coscienza, non noi. La coscienza è stata la mia rovina. 2 volte prima d'ora ho intrapreso in luoghi diversi una rispettabile carriera medica. In ambedue le occasioni mi sono comportato coscienziosamente. Il risultato
La rovina. Adesso mi sono messo a fare il dentista da 5 scellini. Ho messo da parte per sempre la coscienza e la mia ultima possibilità di successo. Ho speso fino all'ultima sterlina per impiantare il gabinetto medico. Mangio e bevo a credito. Non ho ancora speso un solo scellino d'affitto. Se sgarro di un capello dalla retta via della più rigorosa rispettabilità, sono rovinato. In siffatte circostanze è giusto che voi mi invitiate a colazione quando non sapete chi è vostro padre. Beh, dopotutto nostro nonno è il canonico della cattedrale di Lincoln. Avete un nonno? Uno solo. Ma perché non dirlo prima? Un canonico di Lincoln. Questo sistema tutto. Col vostro permesso vado a cambiarmi. È schifoso. Qui in Inghilterra tutti ti chiedono se hai un padre. È inutile, Dolly. Nostra madre deve dirci chi era. O chi è? Magari è ancora vivo. Speriamo di no. Nessun uomo vivo mai sarà mio padre. Però potrebbe essere ricchissimo. Fosse stato ricchissimo, non si sarebbe liberato tanto facilmente della sua affezionata famigliola. Stanne certa, è morto. Due signore per lei, signorina. Sua madre e sua sorella, se non sbaglio. Come va il dente, Dolly? Guarito, me lo sono fatto cavare. E il dentista, un professionista di primo ordine e del più alto rango sociale, viene a colazione con noi. Phil? Mi scusi, signora, sto aspettando il dottore. Ho da fargli un'ambasciata. Da parte di chi? Dolly! Soltanto da parte del padrone di casa, signorina. Ah, mi permetta di presentarla, signor Valentino. Mia madre, la signora Lanfray Clendon. E mia sorella Gloria. Sento che avremo il piacere di averla a colazione con noi stamane, signor Valentino. Grazie, sì, se non le dispiace, cioè se avrà la cortesia. Che c'è? Il padrone di casa desidera parlarle subito. Ma ditegli che ho qui 4 pazienti. Insomma, ditegli che sono occupato ma che scendo. Sì, signore. Noi le tratteniamo, ci scusi. Tutt'altro, tutt'altro. La loro presenza qui mi sarà di grande aiuto. Gli devo 6 settimane d'affitto. Se saprà che oggi ho dei clienti, il nostro colloquio sarà notevolmente facilitato. Ma che noioso! Ma deve sempre dire tutto a tutti. Avevamo appena detto alla mamma che lei ha una posizione di primo ordine. Dolly, perché sei così scortese? Signor Valentino, scusi questi miei barbari figli. Mi ci sono abituato. Sarebbe troppo chiedervi di aspettare 5 minuti, il tempo di scendere e liberarmi del padrone di casa. Faccia presto però, eh? Abbiamo appetito. Dolly. Farò prestissimo. Io la... sì, la ringrazio. Amore a prima vista. Un altro scalpo per la tua collezione, Gloria? È il numero 15. Phil, ti prego. Avrebbe potuto dirti. Ascolta, mamma. Dolly ed io abbiamo riflettuto a lungo sulla nostra situazione ed io non credo, a giudicare dalla mia conoscenza della natura umana. Noi non crediamo che tu abbia valutato il fatto che siamo diventati grandi! Davvero? Ma insomma, mamma, potresti darci un po' della tua confidenza? Phil, che cosa ti ho sempre insegnato? Ci sono 2 generi di vita familiare e per ora la tua conoscenza della natura umana si riferisce ad uno solo di essi. Quello che tu conosci è basato sul rispetto reciproco e sul diritto che ogni membro della famiglia ha alla propria intimità e alla propria indipendenza. Ma è un altro genere di vita familiare. Una vita dove i mariti aprono le lettere delle mogli. Pretendono che se rendano conto d'ogni centesimo che spendono, d'ogni attimo del loro tempo. Una vita dove nessuna stanza è privata, nessuna ora è sacra. Una vita che è un volgare seguito di castighi, sospetti, gelosie, coercizioni. Per tua fortuna non ne sai nulla. Vedi i genitori nel XX secolo, capitolo sulla libertà, passim. Sapessi, tesoro, come sono felice che tutto questo per te non sia che uno scherzo. Phil, ti faccio mai domande sulla tua vita privata? Non vorrai farne tu a me adesso, vero? Ma la domanda che volevamo farti riguarda noi quanto te. Bene, bene, bene. Volete farmi la vostra domanda? Benissimo, fatela. Chi? Scusa, Dolly, parlo io o tu? Tu. Allora chiudi la bocca. La domanda è semplice.
Quando quel cava avorio ci ha chiesto chi fosse nostro padre, noi abbiamo risposto sinceramente che non lo sapevamo. E non lo sapevamo? Zitta! Ne è risultato che l'architetto delle gengive ha avuto notevoli difficoltà ad accettare il nostro invito a colazione. Mamma, la mia conoscenza della natura umana mi induce a credere che noi in passato abbiamo avuto un padre e che tu probabilmente sai chi è. Basta, Phil. Vostro padre non è niente per voi né per me. Ehi, tanto basta. Noi abbiamo il diritto di saperlo. Noi? Chi noi? Noi tre. Gloria, pronunciata da te, la parola noi significava fino ad oggi tu e Dio. Mamma, mamma, lasciamo stare. Non credevamo ti sarebbe importato tanto. Io non voglio più saperne niente. Neanch'io, mamma. Grazie, cara, grazie, figlio. Abbiamo il diritto di saperlo, mamma. Insisti? Mamma, che serve essere deboli? Hai visto quello che è accaduto con questo signore? La stessa cosa è accaduta a me. Che vuoi dire? Dai, racconta. Che ti è successo? Ah, niente di grave. A bordo del vapore il primo ufficiale ha chiesto la mia mano. No! Il primo ufficiale? Tu cosa hai risposto? Oh, scusa, cara, non ho nessun diritto di chiedertelo. La risposta è piuttosto ovvia. Una donna che ignora chi sia suo padre non può accettare un'offerta del genere. Oh, certamente non desideravi accettarla. No. Ma se l'avessi desiderato? Gloria, mi dispiace che tu mi creda debole, ma non posso dirvi quello che desiderate. Siete troppo giovani per godere delle mie confidenze. Siete tre ragazzi molto intelligenti, ma mancate d'esperienza. E perciò talvolta siete poco comprensivi. No, ci sono alcune cose di cui non posso parlare se non con coloro che hanno provato ciò che ho provato io. Mi auguro che non siate mai in grado di ricevere simili confidenze. Mamma, io non volevo essere poco comprensiva, cara, però capisco, mamma... Capisco benissimo. È assurdo dirci che nostro padre non conta niente per noi. Tu ti ricordi di tuo padre? Non ne sono sicurissima, ma credo di sì. Gloria, se io ti avessi mai picchiata, picchiata deliberatamente, volontariamente, con l'intenzione di farti male e con una frusta comprata apposta, non credi che te ne ricorderesti? Bene. Questo sarebbe l'unico ricordo che tu avresti di tuo padre se io non ti avessi portata via da lui. L'ho tenuto lontano dalla tua vita. Tienilo tu lontano dalla mia, non nominandomelo mai più. Quel mio padrone di casa è proprio un uomo straordinario. Non voleva riscuotere l'affitto, no? Si è rotto un dente con una nocciolina del Brasile. Vuole che io glielo guardi e poi faccia colazione con lui. E allora lo faccia salire, no? Gli cavi subito il dente e poi portiamo a colazione anche lui. Cameriera? Sarà una persona rispettabile, sì? Ah, rispettabilissima, non come me. Parola d'indiano? Parola d'indiano. Vedrò molto volentieri questo signore a colazione, ma non posso aspettarlo. Ho un appuntamento in albergo. La prego di scusarmi. Certo, signora Clendon. Devo venire anch'io? No, non importa. Preferisco star solo. Fate salire il vecchio signore. Prego. Il vecchio signore col mal di denti. Il padrone di casa. Il signor Crampton, signore. Si chiama Crampton? Che nome? Vado. Avete sentito la mamma? Potete credere una cosa così orribile di nostro padre? Phil? Non credo che faremo più il nostro vecchio gioco di indovinare come doveva essere nostro padre. Vero, Dolly? Dov'è finito il tuo bel papà con un mucchio di soldi? E il tuo vecchio signore solitario dal tenero cuore dolente. Sì, eccolo! Chi? Crampton! Questo è il signor Crampton, la signorina Dorothea Clendon e il signor Phil Clendon, la signorina Clendon. Si sieda, signor Crampton. Nostra madre sarebbe molto lieta se lei volesse venire a colazione con noi. Verrò con piacere. Noi le ringraziamo tanto e... È veramente un piacere. Creda? Quanti anni ha? Dobbiamo
proprio andare via. Allora è inteso, ci troviamo a 1:30. A 1:30? Si faccia dare il gas. Costa 5 scellini in più, ma ne vale la pena. Dunque lei vuole sapere quanti anni ho, vero? Sì. Ne ho 57. Li dimostra. Credo proprio di sì. Beh, chi ha da guardarmi così fisso? Qualcosa che non va? Lei assomiglia a qualcuno. Ah, a chi? A mia madre. A sua madre? È proprio sicuro che non voleva dire a sua figlia? Sì, sono proprio sicuro. Non volevo riferirmi a mio figlio. Molto mal di denti, No. È stata una fitta della memoria, non del dente malato. Se lo faccia cavare, strappa dalla memoria un radicato dolore. No, non è un dolore. È un'offesa, ecco tutto. E io non dimentico le offese, e anzi non le voglio dimenticare. Dalli, fuori! Mi raccomando, a 1:30. Attento a lasciare al signor Clinton abbastanza denti per mangiare. Che ragazzina viziata. No. Sì, no. È un prodotto della modernità. Quando avevo la sua età, la buona creanza ce la insegnavano a suon di scapaccioni. E la sorella? Che effetto le ha fatto? A lei è piaciuta la sorella, vero? Mi ha fatto l'effetto, apra per favore. L'ha proprio spezzato, eh. È un peccato rovinare una così bella dentatura. Perché ci rompe le noci poi? Ma... Ci rompo sempre le noci, sennò che cosa ci stanno a fare i denti, scusi? Il vero modo di tenerli in buono stato è di adoperarli spesso per spezzare ossa e noci. E di lavarli tutti i giorni col sapone. Col sapone? Col sapone giallo comune. Ma non trova che il sapone ha un sapore disgustoso? Tante cose sono disgustose, ma mi hanno insegnato ad adattarmi. E io mi sono adattato. E poi ci ho fatto l'abitudine e il sapore mi piace. Comunque, giovanotto, non è l'effetto sui denti quello che conta, è l'effetto sul carattere. Ah, il carattere, capisco. Apra, per favore. E bisognerà toglierlo, troppo tardi per salvarlo. Comunque non si spaventi, non sentirà niente. Le darò un po' di gas. Sciocchezze, giovanotto, non lo voglio il suo gas, via, via. Oh, ai miei tempi si insegnava a sopportare i dolori necessari. Se le piace sentir male, benissimo. Le farò tutto il male che vuole, senza nessun supplemento per il benefico effetto sul carattere. Se potessi farmi togliere tutti i denti, guardi, me li farei strappare uno dopo l'altro per dimostrarle di che cosa è capace un uomo temprato a dovere. Ma perché non si è mai sposato, signor Clinton? Una moglie e dei figli le avrebbero tolto un po' di durezza. Ma che cosa, diavolo, gliene importa lei, scusi? Io ho una mezza intenzione di prendere moglie. Ma sì, bravo, si sposi. E quando un giovanotto è arrivato al suo ultimo centesimo e sa che entro 24 ore il suo padrone di casa gli farà sequestrare tutti i mobili, che cosa fa? Si sposa, l'ho già sentito altre volte, bravo, si sposi e sia infelice. Ah, via, che cosa ne sa lei? Io non sono scapolo. Allora esiste una signora Clinton? Sì, maledetta. Magari lei è anche padre oltre che marito, signor Clinton? 3 figli. Maledetti? No, signore, i figli sono miei quanto sono di mia moglie. Mi piacerebbe molto conoscere la sua famiglia, signor Clinton. Sono spiacente di non potergliela presentare, o anzi la gioia di dirle di non sapere dove sia. E che spero che se ne stiano comunque per sempre fuori dei piedi. Che cos'è quell'arnese, scusi? Non si preoccupi. Così, signor Clinton, lei mi consiglia di non sposarmi. Io le consiglio di togliermi il dente, di smetterla, di ricordarmi mia moglie. Avanti, giovano. Quanto scommette che io le cavo il dente senza farle sentire niente? Le sue 6 settimane d'affitto. È pronto? Oh, mi raccomando, giovanotto, Adesso io sono completamente nelle sue mani. E ora lo sarà anche di più. Cameriere? Sì, signore? Cameriere, ma è proprio sicuro che la signora Clinton torni prima di colazione? Sicurissimo, signore. La signora l'aspetta all'1:45, signore. Sono le 12:43, signore. Ancora 2 soli minuti da aspettare, signore. Bella mattinata, vero, signore? Sì, molto fresca. Molto simpatica la famiglia della signora Clinton, signore. Ah, perché vi piacciono? Ah, sì, signore, molto. Hanno una libertà di modi, proprio attraente davvero, signore. La signorina quando dà un ordine dice sempre
Rammentatevi, Guglielmo, che siamo venuti in questo albergo perché ci siete voi. Perché abbiamo sentito dire che siete un cameriere perfetto. Il giovane signore mi dice che gli ricordo tanto suo padre. Voi suo padre? No, no. Non bisogna prendere troppo sul serio quello che dicono, signore. Fosse vero, anche la signorina avrebbe notato la somiglianza, signore. E non l'ha notata. No. Signore, dice che somiglio al busto di Shakespeare. È per questo che mi chiama Guglielmo. Il mio vero nome è Walter, signore. Oh, ecco la signora Clendon, signore. Signora, c'è quel signore per lei. Avremo due ospiti e colazione, Guglielmo. Benissimo, signora. Grazie, signore. Non mi riconosce? Lei è Finch McComas? Indovinato. E la barba dov'è? Oh, beh, ma si servirebbe lei di un legale con la barba. E il suo cappello? E si servirebbe di un legale col sombrero. In questi 18 anni non ho fatto che pensare a lei con barba e sombrero. Va ancora alle riunioni della società dialettica? No, no, io non frequento più riunioni. Ho capito, Finch. Lei è diventato rispettabile. E lei no? Neanche un po'. Ancora fedele alle nostre vecchie idee. Più fermamente che mai. Ancora pronta a pronunciare discorsi in pubblico, a sostenere i diritti della donna, a pretendere la laurea universitaria, l'apertura alle professioni, la franchigia parlamentare, tanto per le donne quanto per gli uomini. Sì, e ho educato Gloria a sostituirmi nel lavoro quando sono occupata. Per questo sono ritornata in Inghilterra. Non avevo il diritto di seppellirla viva a Madeira. La mia Sant'Elena, povera Gloria, prevedo che sarà subissata di improperi come lo fui io, ma ne è preparata. Subissata di improperi? No, no. No, nel nostro vecchio modo di pensare, oggigiorno non c'è più nulla di scandaloso. La sua Gloria potrebbe sposare un arcivescovo. Io sono come sempre. Non vado in chiesa, non fingo di andarci. Mi professo per quello che sono, un radicale sostenitore della libertà e i diritti dell'individuo. E beh, mi subissano di improperi? Forse no. No. Mi compiangono come un vecchio retrogrado. Sa perché? Perché io mi sono rifiutato di convertirmi al socialismo. Tu, il socialismo? No, vedrà, la sua Gloria si affonderà fin sopra gli occhi se la lascerà libera in questo paese. No, io posso provare che il socialismo è un inganno. Ma è per provare cose di questo tipo, signora Clendon, che io ho perso tutti i miei giovani discepoli ormai. Il mondo ci considera all'antica. C'è un solo luogo in tutta l'Inghilterra dove le nostre opinioni potrebbero ancora essere considerate progressiste. La chiesa? No, forse. Il teatro. Ma ora al lavoro. Perché mi ha fatto venire fin qui? Finch, io la pregherei di dire tutto ai ragazzi. Non sanno nulla. E adesso che siamo ritornati in Inghilterra, è impossibile tenerli più a lungo nell'ignoranza. Io non so decidermi a dirglielo. Tutto bene, mamma! Il dentista sta arrivando e si porta dietro il suo vecchiaccio. Dolly, cara, questo è il signor McComas. McComas? E dove sono i boccoli fluenti? Dov'è la barba? E il mantello? Dov'è l'aspetto da poeta? Signor McComas, lei si è rovinato, lei non è più lei. Perché non ha aspettato che l'avessimo conosciuta anche noi? È un legale, non può stare 18 anni senza tagliare i capelli. Il signor McComas, come va? Siamo felici di conoscerla finalmente. La signorina Gloria, immagino. E questo giovanotto, il signorino Phil. Ero il signorino Phil, lo sono stato per molti anni. Così come una volta lei era il signorino Finch. E noi siamo come lei ci immaginava? Dolly, è una cosa molto seria da dirvi. L'ho pregato di rispondere alla domanda che mi avete fatto stamane. Egli è amico di vostro padre quanto mio e vi narrerò le vicende della mia vita coniugale molto meglio di quanto potrei fare io stessa. Soddisfatta, Gloria? Il signor McComas è molto gentile. Sì. Sì, dunque, tutto è stato molto precipitoso, io non ero preparato. Ci dica la verità, presto! Nuda e cruda! Sì, dunque, vostro padre... Cioè il marito di vostra... Sì, insomma, l'uomo... Quanti anni ha? Dolly, non interrompere. Grazie, signora Clendon.
Ha 57 anni. 57? E dove vive? Holly. Vive in questa stessa città. Lo sapevo! Phil, il vecchiaccio è nostro padre. Il vecchiaccio? Sì, ha detto che somigliava a sua madre. Ma ho capito subito che intendeva dire sua figlia. Signor McComas, badi che se lei tirerà il lungo braccio della coincidenza fino al punto da farmi credere che il signor Crampton di questa città è mio padre, io mi rifiuterò di credere sia pure per un solo momento alla sua informazione. E perché, se è lecito? Perché ho visto questo signore ed è assolutamente inadatto ad essere mio padre o di Gloria o di Dolly o marito di mia madre. E allora, signore, lasci che le dica che le piaccia o no, il signor Crampton è vostro padre. Nonché marito della signora Clendon, ecco che cosa ha da replicare. Non occorre che si arrabbi tanto, no? In fin dei conti il signor Clendon non è mica suo padre. Signor McComas, la sua condotta è spietata. Lei trova una famiglia che gode l'indiscutibile libertà di essere orfana. Nessuno ha mai avanzato delle pretese su di noi. Non abbiamo mai visto la faccia di un parente e adesso lei ci affibbia la più intima parentela con un uomo che non conosciamo. Un orrendo vecchiaccio. No, permetta che le dica, signorina Dorothea. Ah, danaro! Moltissimo! Che cosa t'ho sempre detto io? Hai ragione, forse siamo stati troppo frettolosi nel condannare il vecchio. Vada avanti, McComas! Ma sono troppo indignato per andare avanti. Finch! Ma si rende conto di quello che sta per accadere? I miei figli hanno invitato a pranzo qui quell'uomo. Sarà qui a momenti. Come, come? Vieni a colazione da noi. Bisognerà dirgli la verità. Ci avete pensato? Finch, glielo dica lei. Ma no, Finch non sa dire le cose. Hai visto che pasticcio ha combinato con noi? Io non le permetto. Non s'arrabbi. Gloria, entriamo in albergo. Potrebbe arrivare da un momento all'altro. Non muoverti di qui, mamma. Io non mi muovo, non dobbiamo fuggire. Andiamo, ho detto. Torneremo. Vieni, Dolly. Ho un'idea, McComas. Questa comunicazione dovrebbe essere fatta da un uomo di tatto infinito. No, sì, certo. Naturalmente ci vorrà molto tatto. Bene. Dolly, in quale persona ultimamente hai notato molto tatto? Oh, sì, benissimo! L'uomo che ci vuole. Il cameriere, no, non posso permetterlo. Guglielmo? Comandi, signore. Guglielmo, ricordi che ti ho chiesto di considerarmi tuo figlio? Sì. Sì, signore, come il signore desidera. Guglielmo, proprio ai primi passi della tua nuova carriera di padre è comparso sulla scena un rivale. Il suo vero padre, signore? E beh, c'era da aspettarselo, signore. E lei, signore? No, no, di certo no. No, questo signore ha fatto la corte a mia madre. Ma insomma, in di conseguenza non è che il nostro legale. Tu conosci un certo signor Crampton? Crampton lo strabico, signore. Il proprietario del ceppo storto, sì. Non lo so. Finch, Crampton è padrone di una taverna. No, ma no, ma taverna. Suo padre è un costruttore di panfili, un uomo molto autorevole. Ah, mi perdoni, signore, un figlio del signor Crampton, oh mio Dio. Il signor Crampton viene a colazione da noi? Sì, signore, di solito non pranza con la famiglia, vero, signore? Guglielmo, egli non sa che noi siamo la sua famiglia. Non ci vede da 18 anni, non ci riconoscerà. Guglielmo, vogliamo che siate voi a dargli la notizia. Io credo che indovinerà vedendo sua madre, signorina. Ah, già, è vero, non ci avevo pensato. Neanche io. E nemmeno lei. Pure avvocato, eh. Finch, la sua incompetenza professionale è spaventosa. Guglielmo, la tua sagacia ci ha svergognati tutti. Siete proprio come Shakespeare, Guglielmo. Molto lusingato, creda, signorina. Venga a lavarsi le mani, McComas. Signorino Clendon, sono molto seccato. Si abituerà, si abituerà. Vieni, Dolly. In gamba, Guglielmo, eh. Saranno fuochi d'artificio. Si fidi di me, signorina. Ecco, ecco. Mi gira la testa. E non mi sono ancora ripreso dal suo gas infernale. Cameriere! Comandi, signore. La signora Lanfray Clendon. Ah, sì, sì, certo, signore. La stavamo aspettando, se mi permette, signore. La signora scende subito. Il signorino e la signorina stavano appunto parlando del suo amico, signore. Davvero? Sì, ah, sì, sono molto allegri, signore. In vena di facezie, se così posso dire. Signore, mi perdoni, signore, posso? Grazie, grazie, signore. L'ultima del signorino, signore, è che lei sia suo padre. Eh? Ci domani è una facezia, signore, la sua facezia preferita. Fino a ieri suo padre dovevo essere io, signore.
Oggi, quando ha saputo che arrivava lei, ha cercato di darmi da intendere che il padre era lei, signore. Il genitore da lungo tempo scomparso, signore. Non la vede da 18 anni, ha detto. 18 anni? No, ma è solo uno scherzo, signore. Il signorino è molto divertente, signore, molto alla mano e affabile, davvero, signore, se mi permette, signore. Grazie. Grazie, signore. Anche il signor avvocato è stato al gioco, signore. Ah, c'è un avvocato con loro, eh? Sì, legale di famiglia, signore. Il signor McComas. McComas! Valentino! Signor Valentino, questo è una congiura, questo è un piano prestabilito, questa è la mia famiglia, sono i miei figli, questa è la mia infernale moglie. Davvero? Che incontro interessante. Io non ci sto incontro, no, 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 non con me. Datemi il mio soprabito. Subito, signore, forse ho detto qualcosa che non dovevo. Valentino, qui c'entra lei, è stato lei a organizzare questo incontro, lei è ma stato... Ma via! Che cosa? Oh, lei mi deve dire che calma, cosa? Signore, stanno arrivando. Signore... Eccoci qua. Sì, eccomi qua, preso in trappola, eh? In una vile trappola. Ma sono i miei figli quelli? È nostro padre questo, signor McComas. Sì. Piacere di incontrarla nuovamente. Ma permettetemi di compiere il mio dovere di anfitrione ordinando il vino. Finch? Per lei un vecchio porto, molto secco, adatto a un rispettabile avvocato di famiglia, non è così? Per me soltanto Apollinaris, niente che riscaldi. Valentino? La birra è considerata volgare? No, certo che no, signore. E adesso, signor Crampton, che cosa possiamo fare per lei? E cosa intendi dire, ragazzo? Ragazzo, chi ne ha colpa se sono un ragazzo? Il whisky è alla penultima pagina. Non mi toccare, piccola. Mi chiami pure Dolly se vuole, ma non deve chiamarmi piccola. Avremo una colazione molto divertente. Lieta di rivederla, signor Valentino. Fergus, sei molto cambiato. Lo credo. In 18 anni... si cambia. Non volevo dir questo. E spero la tua salute sia buona. Non è la salute. Grazie. Non è la salute. La guardi, McComas, per favore. La guardi. E guardi me. Fergus, per favore, vuoi sedere a capotavola? Sì, a capotavola. A questo capo, signore. Grazie. Signor Valentino, lei da questa parte, vicino a Gloria. Finch, lei da quest'altra, tra Phil e Dolly. Si protegga come meglio può. Nessuno pronuncia la preghiera del ringraziamento in questa famiglia? Stabiliamo prima chi ringraziare. Guglielmo? Comandi, signore. È da bere, per noi il solito. E al... Io? Sì, certo, noi io? Conosciamo molto bene i gusti del signor Crampton, signore. Lei frequenta i bar? Pessima abitudine. Vedo che hai imparato molte cose da tua madre. Phil... Ricordati che i tuoi scherzi possono irritare le persone che non sono abituate a noi e che oggi vostro padre è nostro ospite. Sì, ospite a capo della mia tavola. È imbarazzante, vero? Lo è altrettanto per noi, sa? Guglielmo? Sì, certo, signore, da bere. Signore? Nonno? Alla famiglia! Alla famiglia e al focolare. La sua birra, signore. Prego, signore.
Bene, bene. Andiamo avanti molto piacevolmente, dopo tutto. Dopo tutto che cosa, Finch? Vuol dire che andate avanti molto piacevolmente nonostante la presenza di vostro padre. Ho interpretato bene, McComas. No. Ho detto dopo tutto così, solo per arrotondare la fraca. Farbot, sì. Grazie, grazie. Hai già pensato a sceglierti una professione? Su questo argomento mi sforzo di mantenermi libero da pregiudizi. Guglielmo? Comandi, signore. Guglielmo, quanto tempo credi che impiegherei per imparare a diventare un cameriere veramente in gamba? Non si impara, signore. Cameriere si nasce, signore. Pane per la signorina subito, signore. Guglielmo, tu hai un figlio. Sì. Oh, sì, signore. Qualcosa non va, signorina? No, no, niente, grazie. Se anche vostro figlio è cameriere, Guglielmo? No, 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 signore. È consigliere di Stato. Ah, scusate. No, per carità, signore. Spesso avrei desiderato che avesse fatto il cameriere, signore, me ne sarei tolto il peso molto prima. Ho dovuto mantenerlo fino a 37 anni. Signore, scusi, signorina, il sale è vicino al suo gomito, signore. Ma adesso se la cava molto bene, signore. Carriera veramente invidiabile, 50 guinee, non meno. È democrazia, Crampton, è democrazia moderna. No, non democrazia, signore, solo istruzione. Borse di studio, signore, interno a Cambridge. Sì, signorina. Con ginger, signorina. Subito, signorina. È stata una gran fortuna per lui, signore, fare il consigliere di Stato. Non ha mai avuto nessuna disposizione per un lavoro vero, signore. Chi di noi oserà ancora dare un ordine a quell'uomo, eh? Se gli avesse parlato come si parla a un cameriere, avrebbe sicuramente tenuto la lingua a posto. Beh, magari ci darà una presentazione per il figlio e così potremo entrare nella società londinese. Tu non sei adatto a entrare in nessuna società, piccola! Ma insomma! La sua birra con ginger, signorina. Grazie, Guglielmo, siete arrivato proprio in tempo. Prego, signorina. Se mi è concesso di cambiare argomento, posso chiederle, signorina Clendon, qual è la religione ufficiale di Madeira? La religione portoghese, suppongo. Non me ne sono mai informata. In Quaresima i servitori vengono a inginocchiarsi di fronte a noi per confessare tutti i peccati. Fanno così anche il cameriere, Guglielmo? I camerieri inglesi sono per lo più membri della chiesa anglicana, signorina. Membri della chiesa anglicana? E quanto costa iscriversi? Lo vede come sono stati educati i miei figli, McComas? Lo vede? Siediti, Fergus! C'è nessun motivo per questo sfogo. Ricordati che Dolly, dopo tutto, qui è come una straniera. Siediti, ti prego. Dubito che sia bene che io rimanga qui a sopportare ancora a lungo tutto questo. Ne dubito, prego. Dice forse un po' di formaggio o preferisce un semifreddo? Cosa? Formaggio, formaggio. Bene, signore. Guglielmo, portate anche una scatola di sigarette. Subito, sì. Fuma! Anche! Insomma, signor Crampton, le sto proprio guastando la colazione, temo. Vado a fumare sulla spiaggia. Margherita, richiama quella ragazza. Margherita, richiamala, ho detto! Via, 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 Crampton. Non la prenda sul serio. È figlia di suo padre. Tutto. Spero proprio di no, Finch. Signor Valentino, la prego di scusarmi. Vado a raggiungere Dolly. Per schierarti con lei contro di me, non è vero? Gloria, per favore, vuoi prendere il mio posto? Ecco, ecco. Lo vedete che madre? Lo vedete che madre? Sì, un'ottima madre. È un pessimo padre, questo che vorresti dire, vero? Signorina Clendon. Signor Valentino, questa ragazza si chiama Crampton, non Clendon. Tutta colpa mia, sono stato io a condurlo qui, me ne vergogno. Che cosa intendete? Non è accaduto niente di grave, signor Valentino.
Ci siamo tutti comportati in modo molto puerile, temo. La nostra riunione è stata un fallimento. Interrompiamola e non pensiamoci più. Buongiorno, padre. 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 Ma che cuore ha questa generazione? Devo venire qui, dopo tutti questi anni, a vedere per la prima volta come sono i miei figli e a sentire la loro voce. Condurre tutta la scena come un qualsiasi ospite mondano. Capitare per la colazione, essere il signor Crampton. Che diritto hanno di parlarmi a quel modo? Io sono il padre, lo negano, forse. Io sono un uomo comune, con i sentimenti della gente comune. E tutti questi anni, chi ho avuto accanto a me? Domestici, commessi, conoscenze da fare. Eppure ho sempre goduto del loro rispetto e finanche della loro gentilezza. Lei crede che qualcuno di loro mi avrebbe mai parlato come si è permessa di parlarmi quella ragazza? Lei crede che qualcuno di loro avrebbe riso di me come per tutto il tempo ha riso quel ragazzo? Ma via, sono solo ragazzi. La signorina Gloria l'ha chiamata padre. Buongiorno, padre. Una pugnalata. Lasci stare Gloria, sua figlia l'ha trattata benissimo. Prima, a colazione, mi sono trovato molto peggio io di lei. Ma che cosa dice? Ma sì, stavo seduto accanto a sua figlia per tutto il tempo. Non le ho potuto dire una sola parola. E allora? E allora? Lo sa che mi è capitato oggi? No. Sono diventato adulto. Sono un uomo. È sua figlia che mi ha fatto diventare un uomo. Lei è innamorato di mia figlia? Amore, no. È qualcosa al di sopra, al di là dell'amore, la vita, la fede, la forza, la certezza, il paradiso. Sciocchezze, giovanotto! Lei non ha un soldo di rendita, quindi non la può sposare. Ma chi vuole sposarla? Io le bacerò le mani, io mi inginocchierò ai suoi piedi. Io vivrò per lei, io morirò per lei. E questo mi basterà. Piano, signore, piano. Scusatemi. Per carità, signore, è abbastanza naturale per un giovane della sua età. Signore, la signorina Gloria mi aveva mandato a prendere il suo libro. La saggezza... No, la soggezione della donna. Posso prendermi la libertà di pregarla di farglielo avere al più presto, signore? Con piacere. Molto obbligato, signore. Veramente, sì. È un giovane molto esuberante, signore. E che vuol far carriera molto in fretta, a quello che vedo. Ma io conosco l'ammontare delle sue sostanze. Signore... Non si sa mai. In tutta la mia vita io ho sempre seguito questa massima, se mi permette di dire così, signore. Il signore non ha ancora preso il suo whisky, eh? Non si sa mai. Non si sa mai! Mio figlio, per esempio, signore, chi l'avrebbe mai detto che sarebbe salito tanto in alto da indossare la toga. Eppure, signore, io spero che almeno me ne sarà grato. Oh sì? Molto, signore, andiamo molto d'accordo, signore, soprattutto se si considera la differenza delle nostre condizioni. Signore, una zolletta di zucchero, signore. Toglie l'amaro al whisky. Ma come gli dico sempre io, signore, dov'è poi la differenza? Se io mi devo mettere la marsina, signore, per far vedere quello che sono, anche lui si deve mettere la parrucca, la toga, per far vedere quello che è. E se poco si addice ad un avvocato, signore, avere per padre un cameriere, poco si addice ad un cameriere avere per figlio un avvocato, signore. Il signore comanda altro? No, grazie.
niente in contrario che io rimanga qui ancora per un pochino, vero? È un onore per noi, signore. Faccia come se fosse a casa sua. Casa mia? Beh, sì, signore, vede, io ho sempre pensato che il grande vantaggio dell'albergo è che ci si sente a casa propria senza il fastidio della famiglia, signore. Io temo che questo vantaggio oggi mi sia proprio sfuggito. Ma, signore, accade sempre quello che non ci si aspetta. È vero, signore? Non si sa mai, signore. Non si sa mai. Famiglia. Famiglia. Beh, le voglio parlare un momento. Non vedi tuo padre da 18 anni. E hai desiderio di parlargli un momento, commovente, no? Ma che cosa si aspetta da noi? Che cosa vuole? Perché è così duro con noi? Evidentemente lei non ci vuole bene. D'altronde, perché dovrebbe volerci? Ti rendi conto che sono tuo padre? Lo sai che cosa mi devi? Come figlia? Affetto, rispetto, obbedienza. Io obbedisco soltanto il mio senso della giustizia. Io non rispetto niente che non sia degno di rispetto. Quanto all'affetto, esso sfugge al mio controllo. Non sono ben certa di sapere che cosa significa affetto. Lo pensi veramente? Io le sto parlando sul serio e pretendo che lei mi prenda sul serio. Ma non può proprio discutere questi argomenti con freddezza e raziocinio. No, no, non posso, non posso, hai capito? No, non capisco. Tu vuoi proprio farmi impazzire. No, 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 non sono in collera, davvero, non lo sono affatto. Ecco, dammi almeno il tempo per pensare. Lo vede? Tutto si chiarisce se solo pensiamo a trovare una soluzione. No, non pensare. Io voglio che tu senta. Ascolta, come ti chiami? No, voglio dire, qual è il tuo nomignolo? Voglio dire, non penso che in tutti questi anni possano averti chiamato Sofronia. Sofronia? Il mio nome è Gloria, così mi hanno sempre chiamata. Il tuo nome è Sofronia, ragazza. Tu hai preso il nome di tua zia Sofronia, mia sorella. Evidentemente mia madre mi ha dato un altro nome. Non aveva nessun diritto di farlo. E lei non aveva nessun diritto di darmi il nome di sua sorella. Non dire sciocchezze. Ah, hai deciso a bisticciare. No, 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 no. No, siediti, siediti. Vuoi? Gloria. Ecco, come vedi? Io voglio soltanto dimostrarti che sono tuo padre, mia cara figliola. Ascolta, ecco ciò che voglio chiederti. Non ti rammenti affatto di me. Eri piccola piccola quando mi sei stata tolta. Eppure osservavi ogni cosa. Non ti rammenti di una persona che... amavi. Che perlomeno ti piaceva. Qualcuno che ti lasciava entrare nel suo studio a vedere i modellini delle sue navi. Qualcuno che era ciò che nessun altro era per te. Era tuo padre. Se mi racconta tutte queste cose, fra poco immaginerò di ricordarle.
ma in verità non ricordo nulla. Tua madre non ti ha mai parlato di me. Non ha mai neppure pronunciato il suo nome. Ah, salvo una volta. E allora mi ricordò una cosa che avevo dimenticata. Che cos'era? La frusta che lei aveva comperato per picchiarmi. A tirar fuori la frusta per metterti contro di me, per strapparti a me, maledetto. Come osa? Zitta, sai, o te ne pentirai, io sono tuo padre. Odio quel nome, meglio che se ne vada. No, no, tu vuoi farmi impazzire, tu vuoi farmi morire, io mi sento male. Signor Valentino, salga un momento, per favore, il signor Cranton non si sente bene. Non è vero, io sto benissimo, io non ho bisogno di nessuno. È meglio che me ne vada. Che cos'è accaduto? Dov'è Cranton? Se n'è andato. Credevo si sentisse male, ma si è ripreso. Non ho voluto aspettarla, mi scusi. Tanto meglio, dopo un po' mi dà sui nervi. Com'è possibile che un uomo così abbia avuto una figlia tanto bella? Se questo è un tentativo di discorso galante, no. Mi lasci dire, signor Valentino, che le galanterie rendono ben misera la conversazione. Siamo amici, se amici dobbiamo essere, ma in modo assennato e sano. Io non ho nessuna intenzione di sposarmi. Un'avversione al matrimonio come istituzione o semplicemente un'avversione a sposare me? Ma io non la conosco abbastanza per avere un'opinione qualsiasi in merito alle sue personali qualità. Ma giudico che le attuali condizioni del matrimonio siano inaccettabili per una donna che abbia rispetto di se stessa. Ha ragione! Non trovo orribile che un uomo e una donna non abbiano quasi il tempo di conoscersi senza essere subito sospettati di progetti di matrimonio, come se non esistessero altri interessi, altri argomenti di conversazione, come se le donne non fossero capaci di qualcosa di meglio. Sono d'accordo. Anch'io. E non è meraviglioso in questo stupido mondo oppresso dalle convenzioni incontrare qualcuno che è d'accordo con noi, qualcuno con una mente illuminata, spregiudicata, qualcuno intelligente come noi. Sono tutti così stupidi e pieni di pregiudizi, deboli e sentimentali. Io odio la debolezza e il sentimentalismo. È per questo che lei suscita tanta ispirazione. Io suscito ispirazione. Sì, la forza è contagiosa. Lei è forte. Lo sa che da questa mattina lei mi ha trasformato? Io ero angosciato, pensavo all'affitto non pagato, ero spaventato per il futuro, no? Quando è entrata lei, sono rimasto abbagliato. No, è stato stupido, lo so, ma certo che qualcosa mi è accaduto, eh. Lo spieghi come vuole, ma il sangue mi si è ossigenato, i muscoli si sono tesi, la mente schiarita, il coraggio ridestato. Se si tiene conto che non sono affatto sentimentale. Torniamo sulla spiaggia. Come? Lo prova anche lei? Che cosa? Il terrore. Il terrore? Sì, come se stesse per accadere qualcosa. Mi ha colto all'improvviso, un momento prima che lei mi proponesse di raggiungere gli altri. Che strano. Ho avuto lo stesso presentimento. Fuggiamo. Fuggire? Oh no, sarebbe puerile. Sì. Chissà qual è la spiegazione scientifica di quelle fantasie che di tanto in tanto ci attraversano la mente. Ma? Ma. Signorina Gloria? Mm? Signorina Clennon, come ha potuto? Che cosa ho fatto? Mi ha gettato addosso un incantesimo. Io mi sforzo di apparire assennato, scientifico, però non vede che cosa ha messo in moto nella mia fantasia? Spero non sarà così sciocco, così volgare da parlare di amore. No, no, non amore, no, non amore, no, noi non siamo così ingenui. Chiamiamola chimica, azione chimica, finita chimica, combinazione chimica, la più irresistibile di tutte le chimiche. Lei mi attira in modo irresistibile chimicamente. Sciocchezze. Certo, sciocchezze. Stupida! Sì, stupida! Questo è un fatto scientifico, non c'è che dire! Lei è una pedante di sesso femminile, ecco che cos'è! E adesso suppongo che sarò liquidato per sempre. Lei ha capito ben poco del mio vero temperamento. Io non sono minimamente offesa. Io sono sempre pronta, signor Valentino, a lasciarmi dire dai miei amici i miei difetti, anche quando si sbagliano, come fa lei ora. Io ho molti difetti, ma se c'è una cosa che proprio non sono è ciò che lei chiama una pedante. Lei è pedante!
Me lo dice la ragione, me lo dice la conoscenza, me lo dice l'esperienza. La sua ragione può non essere infallibile. Ma io ci devo credere. A meno che... A meno che? A meno che lei non preferisca che io creda piuttosto ai miei occhi, al mio cuore, ai miei istinti. Tutte cose che mi dicono le più mostruose bugie sul suo conto. Bugie? Sì, bugie. Pretende forse che io creda che lei è la più bella donna del mondo. Questo è ridicolo e piuttosto personale. Ma è questo che mi dicono i miei occhi. Io non ci credo, eh. Le giuro che non ci credo, non sono così idiota. Il mio cuore mi dice di crederci. Io discuterò col mio cuore. Lo ricondurrò alla ragione. Dopotutto i fatti sono fatti. Che cos'è questo luogo? Non è il paradiso, il Marine Hotel. Che ora è? Non è l'eternità. Sono circa le 2:30 del pomeriggio. Chi sono io? Un dentista. Dentista da 5 scellini. E io sono una pedante di sesso femminile. Ti amo. Oh, che sciocco che sono, che imbecille! Lei non capisce. Tanto varrebbe parlare ai ciottoli della spiaggia. Oh, mi dispiace. Io non volevo essere poco comprensiva, signor Valentino. Ma che cosa posso dire? Niente. Signorina Clendon, non dica niente. Le chiedo scusa, è stata colpa mia. Vede, è tutto dipeso dalla simpatia istintiva che lei prova per me. No, non lo dica, non dica che prova simpatia per me, lei non deve. Non devo, e perché no? Io sono una donna libera. Non lo dica! Ho paura di sentirglielo dire. Lei è sentimentale, un po' sciocco, ma ho simpatia per lei. Allora è tutto finito. Ma perché? Ma perché la simpatia non basta. Adesso che ci penso seriamente, non lo so se lei mi è simpatico o no, eh? Oh, come mi dispiace. Non mi compianga. La sua voce mi dilania il cuore. No, mi lasci stare, però. Lei pesca nel profondo del mio essere. Lei mi turba. Mi rimescola tutto. Valentino! Ce l'abbiamo fatta, siamo innamorati. Però che drago sei stata, che brutta paura ho avuto, eh? Addio, perdonami. Mamma. Mamma, perché non mi hai educata a dovere? Adesso mi sono messo a fare il dentista da 5 scellini. Ho messo da parte per sempre la coscienza e la mia ultima possibilità di successo. Ho speso fino all'ultima sterlina per impiantare il gabinetto medico. Mangio e bevo a credito. Non ho ancora speso un solo scellino d'affitto. Se sgarro di un capello dalla retta via della più rigorosa rispettabilità, sono rovinato. In siffatte circostanze è giusto che voi mi invitiate a colazione quando non sapete chi è vostro padre. Beh, dopotutto nostro nonno è il canonico della cattedrale di Lincoln. Avete un nonno? Uno solo. Ma perché non dirlo prima? Un canonico di Lincoln! Questo sistema tutto. Col vostro permesso, vado a cambiarmi. È schifoso! Qui in Inghilterra tutti ti chiedono se hai un padre. È inutile, Dolly. Nostra madre deve dirci chi era. O chi è? Magari è ancora vivo. Speriamo di no. Nessun uomo vivo mai sarà mio padre. Però potrebbe essere ricchissimo. Fosse stato ricchissimo, non si sarebbe liberato tanto facilmente della sua affezionata famigliola. Stanne certa, è morto. 2 signore per lei, signorina. Sua madre e sua sorella, se non sbaglio. Come va il dente, Dolly? Guarito, me lo sono fatto cavare. E il dentista, un professionista di primo ordine e del più alto rango sociale, viene a colazione con noi. Phil? Mi scusi, signora, sto aspettando il dottore. Ho da fargli un'ambasciata. Da parte di chi? Dolly! Soltanto da parte del padrone di casa, signorina. Ah, mi permetta di presentarla, signor Valentino. Mia madre, la signora Linfrey Clendon. E mia sorella Gloria. Sento che avremo il piacere di averla a colazione con...
è stato il mio primo dente. Il suo primo dente? Non vorrà mica dire che ha cominciato con me. Da qualcuno bisogna pur cominciare. Sì, qualcuno dell'ospedale, non qualcuno che paga. No, intendevo dire che è stato il mio primo dente nella professione privata. Perché non ha voluto un po' di gas? E lei ha detto che ci volevano 5 scellini in più. Non lo dica, mi sembrerà di averle fatto male per 5 scellini. Beh, è proprio così. Del resto, far male al prossimo è il suo mestiere, no? Ha una bella vista sul mare questo appartamento. È caro? Sì. La casa non è sua, eh? No. I mobili non sono molto moderni, vero? Appartengono al padrone di casa. Anche la poltrona del mal di denti è del padrone di casa. No, questa l'ho comperata a rate. Lo immaginavo. Abita qui da molto tempo? Da 6 settimane. Ah, famiglia? No, non sono sposato. Oh, credo bene, si vede subito, intendevo dire madre, sorella. Non nelle vicinanze. Buona fortuna, allora. Ha detto 5 scellini. 5, sì. Ma senta un po', lei fa pagare 5 scellini qualunque tipo di intervento? Sì. E perché? Anza. A Madera nessuna casa che si rispetti può dirsi ben arredata senza le sue opere. Si intitolano i trattati del XX secolo. La cucina nel le religioni del XX secolo, il modo di comportarsi nel XX secolo e i genitori nel XX secolo. Basta. Li legga, signor Valentino, sono molto istruttivi. Posso dire una parola? Dica pure. Quanti anni ha? Più di 30. No, meno. Più. 27. 33. Veramente 31. Hai visto, Dolly? Avevi torto. Ma anche tu. Dicevo che il loro... modo di fare. Aspetto. Ma mi lasciano parlare. Zitti adesso, tutti e due. Grazie. Siete mai stati in una stazione balneare inglese? No! Lo sospettavo. Ebbene, signor Clendon, la nostra conoscenza è stata breve ma loquace. E io ho intuito quel tanto che basta a convincermi che nessuno di voi due è in grado di capire come sia la vita in una stazione balneare inglese. Credetemi, non è questione di buona educazione, d'aspetto. L'Inghilterra non dà molta importanza agli abiti, alle buone maniere. Ma in una stazione balneare inglese c'è una sola cosa di cui dovete assolutamente essere provvisti. Prima che qualcuno possa permettersi di farsi vedere in giro con voi. Un padre. Vivo o morto che sia, dai vostri discorsi invece devo arguire che avete omesso questa indispensabile parte del vostro equipaggiamento sociale. Non sono spiacente. Mi sarà impossibile accettare il vostro cortese invito a colazione. Andiamo, Dolly. Buongiorno. No, fermi, fermi. Mi fate sentire un brutto. Questo riguarda la sua coscienza, non noi. La coscienza è stata la mia ruina. 2 volte prima d'ora ho intrapreso in luoghi diversi una rispettabile carriera medica. In ambedue le occasioni mi sono comportato coscienziosamente. Il risultato? Sono quello che suol dirsi un dentista da 5 scellini. Il fratello della signorina, signore. Arrivo in tempo? No, è tutto finito. Hai strillato? No. Brava. Ah, signor Valentino, questo è Phil, mio fratello. Phil, questo è il signor Valentino, il nostro nuovo dentista. Sta qui da 6 settimane ed è scapolo. La casa non è sua e i mobili sono del padrone di casa, ma l'impianto professionale l'ha preso a rate. Mi ha cavato il dente benissimo, con un colpo solo e abbiamo fatto grande amicizia. Hai fatto molte domande? No! Lei è molto gentile a sopportarci. Vede, veniamo in Inghilterra per la prima volta e nostra madre dice che qui la gente non ci saprà tollerare. Venga a colazione con noi! Oh, sì, sì, venga, venga! Al Marino Hotel, all'1:30. E così potremo dire alla mamma che un rispettabile signor inglese ha deciso di fare colazione con noi. Non dica altro, venga! Non dica altro! Non ho detto una sola parola! Posso chiedere con chi ho il piacere di intrattenermi? Mi è assolutamente impossibile far colazione con 2 sconosciuti. Quante storie! Un cliente solo in 6 settimane! Che importanza ha per lei sapere se ci conosce o no? No, no, Dolly, il signor Valentino? Valentino ha ragione. Mi permetta di presentarci la signorina Dorothea Clendon, Phil Clendon. Siamo di Madera, ma perfettamente rispettabili fino adesso. Clendon? Sono forse parenti di... Ma sì, sì! Phil, è finita! Qui in Inghilterra sanno già tutto di noi! Come dice... Sì, lei non si può nemmeno immaginare che disgrazia sia essere i parenti di una persona celebre. Ma il signore al quale alludevo non è affatto celebre. Signore? Sì, chiedevo se non eravate per caso figli del signor Clendon di Newbury U. No. Un momento, Dolly, come fai a dire che non lo sei? Ah, già, è vero. Sì, forse. Come forse? Non lo sa. Noi siamo i figli della celebre signora Lanfray Clendon, autrice di grande rinomata. Con noi stamane, signor Valentino. Grazie, sì, se non le dispiace. Cioè, se avrà la cortesia. Che c'è?
Il padrone di casa desidera parlarle subito. Ma ditegli che ho qui 4 pazienti. Insomma, ditegli che sono occupato ma che scendo. Sì, signore. Noi le tratteniamo, ci scusi. Tutt'altro, tutt'altro. La loro presenza qui mi sarà di grande aiuto. Gli devo 6 settimane d'affitto. Se saprà che oggi ho dei clienti, il nostro colloquio sarà notevolmente facilitato. Ma che noioso! Ma deve sempre dire tutto a tutti. Avevamo appena detto alla mamma che lei ha una posizione di primo ordine. Dolly, perché sei così scortese? Signor Valentino, scusi questi miei barbari figli. Mi ci sono abituato. Sarebbe troppo chiedervi di aspettare 5 minuti, il tempo di scendere e liberarmi del padrone di casa. Faccia presto però, eh? Abbiamo appetito. Dolly. Farò prestissimo. Io la... Lì... Sì, la ringrazio. Amore a prima vista. Un altro scalpo per la tua collezione, Gloria? È il numero 15. Phil, ti prego. Avrebbe potuto dirti. Ascolta, mamma. Dolly ed io abbiamo riflettuto a lungo sulla nostra situazione ed io non credo, a giudicare dalla mia conoscenza della natura umana, noi non crediamo che tu abbia valutato il fatto che... Che siamo diventati grandi! Davvero? Ma insomma, mamma, potresti darci un po' della tua confidenza? Phil, che cosa ti ho sempre insegnato? Ci sono 2 generi di vita familiare.